Mentre a Parigi gli studenti della Sorbona protestavano contro una riforma scolastica definita classista e si scontravano con la gendarmeria francese dando vita a quello che di lì a poco sarebbe stato conosciuto con il nome di Maggio francese, in Italia, a circa 11 km dalla costa di Rimini, nasceva una delle più straordinarie e meravigliose utopie della nostra storia, l'Isola delle Rose. Stiamo parlando di una piattaforma artificiale di circa 400 metri quadrati che sorgeva nel Mar Adriatico a 500 metri dalle acque territoriali italiane. Il 1 maggio del 1968 si dichiarò stato indipendente con il nome di Libera Territorio della Insula della Rosoi, lingua ufficiale l'esperanto, inno nazionale il brano Steuermann las di Wacht, timoniere smonta di guardia, tratto dall'opera lirica L'olandese volante di Richard Wagner. Capo di Stato Giorgio Rosa, l'ingegnere bolognese che l'aveva ideata nel 1958 e finita di costruire nel 1967. Ma cosa spinse l'ingegnere Rosa a realizzare questo visionario progetto? Ce lo racconta lui stesso ne Il fulmine e il temporale di Isola delle Rose, quello che può essere considerato il suo memoriale. Era il 1956, avevo constatato come l'America avesse introdotto in Italia, dopo la sua vittoria che ci aveva distrutti, la schiavitù. Non potevi fare nulla che i politici non volessero, e questa schiavitù ogni giorno di più ti soffocava. I preti, con le loro assurde teorie e le loro sette, ti inchiodavano e volevano che tu non facessi nulla che a loro non garbasse. I comunisti cercavano di combattere i signori e di portarli via con la terra anche la loro ragione di essere. Solo i politici, asserviti ai russi o agli americani, avevano un futuro. Ma tu, Giorgio Rosa, stai descrivendo il 2020-2021, altro che il 1956. Se ai preti sostituiamo i virologi da salotto che vogliono rinchiuderci in casa, magari chiusi sotto uno scafandro, e ai comunisti sostituiamo gli uomini dell'alta finanza che cercano di portarci via tutto, compresa la nostra ragione d'esistere, abbiamo pari pari l'Italia dei giorni nostri. I politici, oggi come ieri, sono sempre gli stessi, asserviti ai potenti di turno. Io che sono stato libero, pensai che l'unica prospettiva era di andare in un paese indipendente dove gli intelligenti potessero comandare e gli idioti servire, scriveva Giorgio Rosa. E qui Giorgio Rosa sembra quasi anticipare una famosa frase di Giovanni Falcone, che disse: dove la mafia comanda, i posti nelle istituzioni sono tendenzialmente affidati a cretini. E noi, in Italia, in quanto a cretini, non ci siamo fatti mancare nulla, che dite? Nell'estate del 1967, nella primavera del 68, l'Isola delle Rose fu un luogo di libertà e meta cult per i giovani da tutto il mondo che la raggiungevano per prendere il sole e ballare sulla piattaforma. Benché l'Isola delle Rose avesse ufficialmente un residente stabile, Pietro Bernardini, avesse iniziato a emettere francobolli e a dotarsi di una propria moneta, il Milo, nessun altro Stato la riconobbe come tale e l'Italia, con Presidente della Repubblica Giuseppe Saraghet, le impose un blocco navale. 55 giorni dopo la dichiarazione di indipendenza, martedì 25 giugno 1968 alle 7 del mattino, polizia, carabinieri e guardia di finanza circondarono la piattaforma e ne presero possesso. Il governo della Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose inviò un telegramma al presidente della Repubblica Italiana Saraghet per protestare contro la violazione della relativa sovranità e la ferita inflitta sul turismo locale dall'occupazione militare. Nel febbraio del 1969 la Marina Militare Italiana fece esplodere la piattaforma e un sogno di libertà si inabissò nelle acque del Mar Adriatico. A Rimini furono affissi manifesti a lutto, firmati dagli abitanti della costiera romagnola. Recentemente su Netflix, ogni tanto anche loro fanno qualcosa di interessante, è uscito un film che racconta la storia dell'Isola delle Rose, in cui Giorgio Rosa è interpretato da un sempre straordinario Elio Germano. Ancor prima Walter Veltroni aveva scritto un romanzo ispirato alla storia del creativo ingegnere bolognese e Martin Mister, il fumetto della Sergio Bonelli, vi aveva dedicato un albo. L'Isola delle Rose si chiamava così non solo per il cognome del suo ideatore, Giorgio Rosa, ma perché suo sogno era di veder fiorire le rose sul mare. E chissà che questa visione e l'utopia dell'Isola delle Rose non sia fonte di ispirazione per tutti Giorgio Rosa di oggi che anelano a realizzare il loro sogno di libertà.